Ragazzi, buon voto dei e bentornati nella nostra incredibile Sus Run con il nostro Sus, ovviamente. Come ho detto nello scorso episodio, oggi full giornata di registrazione. Spero di fare 3 video. Infatti ho questa maglietta, la vedrete molto spesso. Sus sempre qui, pronto, ha mangiato. Nello scorso episodio aveva fame, quindi li ho fatti mangiare tutti quanti. Così adesso non mi rompono le scatole mentre registro al The Ring. Vedremo se riusciremo a fare tutte le cose che ho in mente di fare. Dovremo uccidere 2 boss ulcerati incredibili e poi uccideremo Godric the Golden, incredibile. Partiamo da qua. Tra l'altro da mo' che non parliamo con Varrè, non mi ricordo se Varrè aveva dei dialoghi sus. Mi sa che ci possiamo parlare con lui. Infatti. Ok. Nobili guerrieri, eh. Già. Farò del mio meglio. Sfida Godric. Ok, vabbè, Varrè è un personaggio veramente sus. Allora io direi di andare, incredibile, a sbloccare questo dungeon. Voi direte perché fai questo dungeon? In realtà sto pensando, non è che è proprio necessario in realtà, lo sai? Perché nello scorso episodio ero molto convinto nel fare questo dungeon qui. Però effettivamente ci ho pensato un attimo, ma non so se conviene che sacrifico 2 chiavi per qualche cosa che non è necessario adesso. Quindi mi dispiace che vi ho illuso nello scorso episodio, però ci stavo pensando e ho detto giustamente, ma che me lo fa a sprecare 2 di queste, che non mi ricordo mai nella vita dove sono le altre, per un qualcosa che non ci serve? Perché parliamoci chiaro, qua dentro c'è il boss brutto ulcerato che mi droppa una cenere di guerra, mi pare, di un cavaliere che tra l'altro non possiamo usare. E poi c'è ovviamente il talismano draconico. Però abbiamo visto nello scorso episodio che io le piromanzie draconiche non li posso usare con sus ancora. Voi mi direte, vabbè, ma c'è il seme per aumentare le fiaschette. Ho capito, però ne uccidiamo uno adesso al castello, quindi secondo me è inutile. Quindi io direi di lasciarlo perdere questo. Quasi quasi vorrei usarle qui invece. Ci sono 2 porte qui nel castello di Gran Tempesta che servono le chiavi. Una mi pare che sblocca, se ricordo bene, la possibilità di fare armi con l'elemento di gelo. E l'altro mi pare che mi sblocca gli incantesimi della piromanzia oscura. Li usiamo qua. Poi magari, sto dicendo una gaffa incredibile, non mi ricordo niente e abbiamo sprecato 2 chiavi. Però sinceramente quel dungeon per adesso può aspettare, perché ripeto, non mi dà niente che serva a questo personaggio. Ah, ecco, una cosa invece che avevo detto nello scorso episodio è che volevo provare a usare le doppie lance. Non è in dual? Ah, non le posso usare in dual? Ah, mi serve 24 a destrezza, che non abbiamo. Ok, no, ho detto una cavolata, non possiamo usarle. Va bene, andata così. Qui c'erano questi orribili volatili che sono veramente la fine, veramente tra le creature più fastidiose dell'intero gioco. Dov'è? Secondo me lo uccideremo? Ah, ok. Vabbè. Non so se esplorare quest'arma. Sempre non c'era niente di che, però lo sai. Vabbè, esploriamo al volo. Però non mi pare che c'erano cose sus qui, eh. Come ho fatto a non prenderlo? Tutto qua. Ah, infatti me ne ricordavo c'era un altro. Vabbè. L'ho visto. Eccolo, campione. Perfetto. Eccoci qua. Allora, iniziamo a fare una esplorazione incredibile. Scusa, ricordavo male. C'è sempre stato quello scudo lì. Ricordavo male. Ah, ok, abbiamo trovato la corazza. Eccoci qua. Mi dispiace. Artigli accuminati. Quanto mi diverto. Questi sono i veri giochi, rompere tutte le casse è troppo divertente. Qui c'era il martello, mi pare, eh? Allora, qui c'è l'agguatone. Sicuramente è più divertente esplorare questo che fare quel dungeon lì. Freccia di Santa Trina. Mi spiace. No, secondo me me l'hanno droppato. Io non me lo ricordo quello scudo lì. Non me lo ricordo mai nella vita. Non credo proprio. Però che bel panorama. Facciamo la trappolona? Ghostock, birrabante di un Ghostock. Buongiorno signore. Metti come ride. Signore, lei è molto duro, eh? Ok. Va bene così. Che poi qui mi ricordo nella beta di Elden Ring, forse alcuni di voi se lo ricorderanno, non c'era uno sfigato cavaliere così. Sicuramente vorrei parlare con Roger e andare da Godwin e poi provare a ammazzare Godric a questo punto. Ah, c'era pure il cavaliere del crogiolo. Allora, no, 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 no. Ah, eccolo là, il martello. Hopla.
sei simpatico. Lo devo ammettere, sei molto simpatico, ti ucciderò così. Andiamo a prendere il nostro martello. Eccolo qua, martellone. Martello di pietra incredibile, pazzesco e assurdo. Boom. Questo castello nasconde una miriade di segreti sus. Mi pare che da queste parti c'era la strada per andare al cavaliere del crogiolo, che probabilmente, oddio, forse lo potremmo fare in realtà. Non adesso, prima sblocchiamo magari un falò. C'è Gennaro qui. Sì. Mi spiace. Entro da cavaliere sull'errante. Allora, c'è una parte mia che vorremmo aumentare un po' la vita, però vabbè, tempra in realtà non stiamo messi bene. Dovrei arrivare a 20 a vitalità. Serio? C'è modo di raggiungere questo sfigato? Da, ho fatto una cosa così epica. Allora, io vorrei provare ad andare a ammazzare il cavaliere del crogiolo, che dite? Ora, voi vi ricorderete sicuramente dove era il punto sus per fare la caduta morbida. Io non me lo ricordo però. Mi sa che non era qua. Cioè la zona è quella lì sotto, ma non era qui il punto. Ah, è laggiù. Ok, meno male, perché mi stavo per ammazzare come un fagiano. Che bello avere l'arco per affrontare questi piccioni. Maledetti piccioni. Quanto ci ho sofferto la prima volta. No. Ce n'è uno nascosto, me ne ricordo, l'infame. Ma guarda tu che simpatico uccellino. Ah, abbiamo l'abilità per mandare il colpo di rotta. Mi sto divertendo più del previsto, eh. Sarà che non l'ho esplorato veramente tanto tempo sto posto. Ripeto, il grosso lo faremo in video, poi ripeto, quelle due cose finali proprio. Mi pare c'è uno scudo da qualche parte. Quelle magari le faccio off camera. Mi dà l'idea di uno che poteva essere usato meglio, secondo me. Vedrà poi quello che è successo a Godwin e non potrà più camminare, porello. Non mi ricordo quando ti droppa il bestiario. Se dobbiamo ammazzare Fia, non ricordo. Sì, sì, va bene tutto, apprendo tutto. Compriamo qualcosa, giusto per sentirci rimanere male. Già. Ok, c'era il tesoro? Ah no, qui c'è la camera di questo, cavolo. Possiamo uccidere quel cane? Ok. Meno male che ho comprato le frecce, ragazzi. No, ci credo, mi ha fatto il prevede della vita però quest'uomo. Mi ha fatto il prevede, vabbè, bravo. Ok. Già. Qui c'è questo affare veramente sus, che è molto utile. Adesso faremo una cosa molto rischiosa, ragazzi, ve lo dico, perché dovremo scendere qua, perché almeno sblocchiamo la tipa. Ok. Perfetto. Secondo voi si incastrerà? Come se la caverà con la pinomanzia incredibile? Se lo prendiamo, ovviamente. Diciamo che non è andata molto bene. Assaggia la pinomanza, infame. Va bene così. Torneremo a usare la pinomanzia. La pinomanzia del godo. Già. Ecco che succede ad affrontare sus. Già. Tra l'altro questa è bellissima, sta guarda quanto parte i cadaveri. Questa roba qui va. Guarda la fierezza. Allora, io direi di fare questo. Io le userei così. Spero sia una. Usare chiave. Allora, una ci dà degli incantesimi di sacriterma, mi pare. E l'altra ci dà la possibilità di usare un'arma ghiaccio, se ricordo bene. Ok. La lama affilata, eccola qua, lama affilata di ferro, e scudo e misericordia, che è uno dei pugnaletti più forti del gioco. Mi pare che di sì, poi lo andremo a vedere la tavola rotonda. Qui c'era l'altro punto dove usare l'altra chiave, giusto? Mi pare, era tipo laggiù, vero? Allora, qui ci sono di nuovo i nostri amici topi, che vorrei uccidere in maniera più sus dell'altra volta. Ah, ora l'abbiamo ucciso. Ci ha droppato cose sus, mi sa, eh? Perché i topi possono droppare come le umanità in Dark Souls 1. Allora, esatto, saetta runica. Secondo me ho fatto bene a usarle qui, perché quell'affare non mi avrebbe dato oggetti utili. Almeno, spero di non essermi dimenticato cose, ma mi pare che hanno quei due oggetti là. Un seme, sì, lo decida. Cioè, secondo me è meglio sta roba. Andiamo da Godwin e nel prossimo episodio uccideremo Godric. Mi sembra una cosa sus. E finiremo con la tempesta. Eccoci qua.
Già. Ok, poi andiamo alla tavola rotonda. Eccola qua, Roderiga. Grazie, Gioia. Episodio ricco, mi ci ficco. Va bene così. Già. Non credo. Va bene così. C'era, se non sbaglio, un incantesimo, vero? No, aspetta, fermati. No. Devi morire. Già. Eccolo qua. Allora ragazzi, è la prima volta che riaffronto queste creature orribili dopo tanto tempo, quindi sus veramente. Sus, che ne pensi di questa creatura orribile che stiamo per affrontare? Allora, camera, il vostro sus è un sus coraggioso, quindi vai e affronta questa orribile creatura con le radici, che in realtà è una pianta, quindi in realtà sarebbe un parente mio, però non sono ulcerato, io sono pelato e ho rispetto per le cose, ecco. Soprattutto se sono femminili, e lo dice un sus sprimaverato, ecco. Quindi vai, cameraman, che mi fai parlare poco ultimamente, eh? Comunque tranquilli che il vostro sus sorveglia il cameraman. E se questo sus non diventa forte, io al cameraman me lo mangio, ha capito? E lo dico pure a sua maestà. Quindi vai, affronta sto coso, vai! Ora che abbiamo l'incoraggiamento di sus possiamo fare qualsiasi cosa. Ah, non li posso evocare! Mamma mia! Che bella questa creatura! È proprio bella questa creatura da affrontare. Ok, va bene. Più che altro perché non ho mai capito che attacchi che fa. Cioè, meno male con lo scudo perché capirei qui proprio. Ok, va bene. Cioè, il design di questa roba è figo, però allo stesso tempo non mi piace. E farò R1 Smash proprio perché voglio eliminarla il prima possibile. Oh mamma mia. Sì, quella era la pressa. Non vedo niente. Questa è la codata. Mi prenderà pure. Alla grande proprio. Sinceramente mi ricordavo potessi evocare i miei amici scheletrici, invece non è andata bene. Mamma mia. Vabbè, non mi ha preso mai nella vita, avevo schivato però mai. Ma quindi io potrei skipparla? Ah! Ci ho fatto caso adesso! Ah, io la potrei skippare! Ah. Non l'ho mai fatta sta cosa! Mamma mia! Però non era la media di Bloodborne? Ho finito pure le cure, cavolo! Mannaggia! Siamo morti. Non vedo niente. Ok, mamma mia che incubo. È stato veramente brutto. Questo è il nostro povero Godwin, il nostro uomo pesce. Bellissima questa scena. Questo c'era nel primo teaser di Elden Ring, mi pare. Io direi che per questo episodio può finire qui. Abbiamo fatto alla fine l'episodio Gran Tempesta. E avevo detto di non fare l'episodio Gran Tempesta. E alla fine l'abbiamo fatto. Mi fa ridere perché ho cambiato proprio idea in poco tempo. Perché nello scorso episodio ero convinto di vi faccio vedere alcune cosine. Poi invece probabilmente vi avrò fatto vedere un full episodio di Gran Tempesta. Ragazzi, è cosa con voi, ci vediamo al prossimo episodio.